Buonasera e benvenuti al Campo Sport City, dove per la 23ª giornata della Serie A Lega Calciotto Alitalia e De Angelis si sfidano. De Angelis, sfera che gira ancora. La palla che arriva in zona centrale, la doppia respinta del portiere e poi il gol. Passa in vantaggio l'Alitalia dopo appena 3 minuti di gioco, 1-0. Contro break della formazione in maglia verde, che apre sulla destra, il pallone teso in mezzo. La respinta di Fiorini in un primo momento, la palla però rimane là, ancora l'Italia davanti, la finta e poi il gol di Nuti, 2-0 per l'Italia, sesto minuto di gioco. La combinazione buona sulla destra, Nuti contro un uomo, si accentra Nuti, può liberare il sinistro, lo fa ora e il gol sul primo palo, un gran tiro di Nuti dopo essersi liberato di un uomo, 3-0 per l'Italia, 16° minuto. Berdinelli per Nuti. Azione a destra, il cross sul secondo palo, la conclusione al volo di Berdinelli e il palo. Pericolo scampato per il De Angelis. Mollo lo scambio pericoloso dell'Alitalia e il tiro ravvicinato di Rossi. In due tempi il portiere dell'Alitalia nega il gol al numero 10. Aversano. Il sinistro liberato alla distanza, arriva Rossi, Rossi tenta di mandare a vuoto il portiere con una finta, la conclusione. Murata, calcio d'angolo in favore del De Angelis. Riparte dalla fascia destra. L'Italia, Nuti in zona centrale, la palla sulla sinistra, il controllo e poi la conclusione e il facile tap-in dopo la parata di Fiorini. Cala il poker l'Italia. Il cambio di gioco per Novelli. Mollo. Chiede l'1-2, lo ottiene, ancora Mollo. Ottimo lo scambio in velocità. Mollo dalla sinistra, il tiro con l'esterno destro. Un gran gol, una bella combinazione in velocità ed è 5-0. Il palleggio adesso molto basso sul pressing avversario, perde palla in maniera sanguinosa, Tremiliti, e arriva il gol del 5-1 per il De Angelis. Rossi su di sé due uomini, ne manda a vuoto uno e poi il tentativo messo giù, dice l'arbitro, sarà rigore in favore del De Angelis. Rossi alla battuta. Il sinistro potente e centrale si riaccendono le speranze del De Angelis. 5 a 2. Nuti ha due opzioni di passaggio davanti a sé. Nuti ancora in profondità per Berardinelli. Berardinelli ha tutto lo spazio di calciare e lo fa ora il destro che chiude i giochi. 6 a 2 per l'Italia. Lunghissime due squadre, può ripartire adesso il De Angelis. La conclusione esplosa dalla distanza. Ottimo il colpo di reni di Calcaro. Arriva ora il triplice fischio arbitrale, vince per 6 a 2 l'Alitalia portandosi a 23 punti.